Eccoci qua, appena finita Sampdoria-Roma, ha vinto la Roma con Mourinho che ha agitato il pugno in segno di vittoria verso il settore dei tifosi della Roma. Ecco, sta ancora defluendo il caldo pubblico genovese che ha sostenuto fino alla fine gli uomini di Giampaolo, che tutto sommato nel finale potevano anche trovare, secondo me, il pareggio, perché questa partita doveva essere chiusa. Io sono molto contento per il risultato, avevo presentato questa partita facendo notare che sicuramente la posizione di classifica, i punti, le reti fatte, tante piccole cose ci dicevano che la Roma doveva tornare da Marassi con tre importanti punti per la classifica che ci permettono di preparare al meglio la trasferta di Conference League in Norvegia con il Bodo, poi ci sarà Roma Salernitana e poi ancora il ritorno allo Stadio Olimpico sempre contro la squadra norvegese che ci ha battuto nel primo turno con un clamoroso 3-1, una partita secondo me per certi versi un po' strana, cioè secondo me la Sampdoria nel primo tempo ha giocato anche bene, è molto spuntata questa squadra, ha avuto anche un'ottima occasione con Ciccio Caputo che però fortunatamente per noi ha tirato centrale, e quello che mi ha colpito è stato sicuramente dei tifosi della Samp, mi ha colpito il fatto che la rete di Mkhitaryan, che è arrivata, diciamo la verità, anche complice una difesa sampdoriana che non è certamente impeccabile, anzi, e poi ne parleremo con più calma, diciamo, nei video successivi. E a mente fredda analizzeremo meglio Sampdoria-Roma finita 0-1 con la rete vincente di Mkhitaryan, dell'armeno Mkhitaryan, che non poteva sbagliare da quella posizione. Mi è piaciuto moltissimo Nicola Zaleski, secondo me ha fatto una grande partita. La Roma ha fatto una partita da grande squadra, la squadra di Mourinho, ma non si può dire che abbia giocato bene. Ha controllato, gli ha lasciati giocare nel primo tempo, poi ha colpito e nella ripresa secondo me ha controllato anche abbastanza bene la situazione. Nemmeno l'ingresso del temuto esperto Quagliarella ha dato poi alla fine tutti questi problemi. Credo che la vittoria sia meritata, però ripeto, nel finale secondo me si è lasciato troppo campo, si è lasciato giocare troppo in una mischione, quando una palla buttata in mezzo poteva anche succedere il patatrack. Non si può dire che abbiamo giocato bene, ripeto, abbiamo davanti un centravanti che è molto forte, Tammy Abraham, ma però alla fine dobbiamo imparare a servirlo meglio, secondo me, perché questo è un giocatore che può fare la differenza se viene messo in una condizione però di tirare in porta con più facilità, con più frequenza, perché io continuo ad avere questa impressione che Abraham sia un giocatore che non viene servito nel modo migliore. La Sampdoria secondo me gioca un calcio a un grosso limite che nemmeno nella partita di oggi la buona tecnica di Sensi, di Stefano Sensi, è riuscita a mascherare, cioè pratica un gioco che è troppo prevedibile, tante volte fanno anche in zona d'attacco sempre la cosa più scontata, certe volte tentano i lancioni dalla difesa che poi sono facile preda dei difensori avversari. E poi ripeto, esamineremo meglio anche nel dettaglio, nelle statistiche, questo Sampdoria-Roma che ci consente di continuare a pensare in grande anche per quanto riguarda la qualificazione, magari anche l'Europa League, insomma la dimensione europea di questa squadra. Oggi l'Atalanta, come sapete, ha perso in casa col Napoli, che è un risultato che sinceramente ci può essere molto utile, e quindi penso che il risultato di oggi vada bene così. Serve un po' più di cattiveria, un po' più di dobbiamo essere più bravi
a concludere le partite, però tutto sommato certamente è alla quinta in classifica contro la quattordicesima, quindi capite che la matematica non è un'opinione, no? E l'avevo detto nel video, la Roma è una squadra che doveva venire a Genova e doveva vincere, così è stato. Bravi tutti, bene Mourinho, bene i tifosi, bene la Roma, e andiamo avanti così. Un forte abbraccio a tutti i lupacchiotti all'ascolto e sempre forte a Roma.